Attorno al X-XII secolo si viene a formare in Italia una grande civiltà, la civiltà cosiddetta etrusca. Si viene a insediare principalmente in un'area abbastanza ristretta, quello che è più o meno oggi l'area della Toscana, tra il Tevere, tra il fiume Tevere, l'Arno e il mar Tirreno. In questa zona si viene a sviluppare una civiltà che comincia a precisare un proprio modo di coesistere. Abbiamo le prime città nel senso moderno, cioè città fatte con le mura e con le porte, che sono gli elementi che caratterizzano le città dell'antichità. Prima di questi c'erano solamente dei villaggi che avevano semplici aggregazioni, spontanee aggregazioni, senza di fatto avere una struttura. Qui cominciamo ad avere un sistema difensivo e delle porte. Purtroppo della civiltà etrusca ci è rimasto ben poco, ci sono rimaste soprattutto le tombe, ma tramite alcuni testi e tramite alcuni oggetti ritrovati anche nelle tombe, come possiamo in qualche modo vedere e cercare di ricostruire anche quello che era la vita nelle città, quelle che erano le abitudini, i costumi, eccetera, eccetera. Per fortuna nostra, nelle tombe sono stati conservati molti elementi d'arredo e dell'uso quotidiano di questa gente. In particolare possiamo dire che nel VI secolo, più o meno, abbiamo il periodo più alto della civiltà etrusca e poi piano piano si sviluppa anche nei secoli successivi, andando però piano piano anche verso la decadenza, perché arriverà la grande civiltà romana. Per quello che riguarda l'architettura, possiamo dire che la civiltà etrusca ha sviluppato un sistema importante di costruzione, soprattutto legato al materiale del legno e alla terracotta. Il legno ovviamente serve per le parti sospese, per le travi in particolare, la terracotta per le parti murarie, ma anche la terracotta è servita a questo popolo per modellare, per costruire molte figurazioni, molte immagini, molte decorazioni che troviamo sia nelle tombe sia nell'architettura vera e propria. Abbiamo tra l'altro un bellissimo modellino di un scopo votivo, quindi trovato nelle tombe, che ci riproduce proprio come era la fattezza della casa etrusca. Principalmente in queste città, come nelle grandi civiltà antiche, l'edificio rilevante del nucleo abitativo è il tempio. Anche nelle civiltà etrusche il tempio diventa fondamentale, uno degli edifici più belli e più sontuosi di queste città. Anche di questo praticamente non c'è rimasto niente. Qualche basamento che ci mostra più o meno come poteva essere la pianta di questo tempio. In particolare noi abbiamo una testimonianza letteraria di Vitruvio, questo trattatista romano, che ci ha dato indicazioni di come era fatto il tempio. E in particolare noi possiamo dire da queste testimonianze e da alcuni basamenti che sono rimasti che era fatto con alto podio, cioè un rialzo rispetto al pavimento stradale, con una grande gradinata che era posizionata nell'entrata principale del tempio stesso. Si arrivava sotto un porticato fatto di colonne e poi dopo il porticato si andava nella cella, ma nel caso specifico di quello etrusco non c'è una cella sola come in quella greca, ma ci sono tre celle e queste celle ovviamente hanno lo scopo dei riti religiosi. In particolare poi era fatto in materiale prima in legno, poi in materiale successivamente un po' più evoluto, però la terracotta resta caratteristica delle decorazioni soprattutto di questo tempio, in particolare gli acroteri, che sono questi elementi decorativi posti sul tetto del tempio stesso. Già intorno al 1000 a.C., nella penisola italica, tra il fiume Arno e il fiume Tevere, si formò la civiltà etrusca. Dopo un periodo di assestamento, nei secoli VII e VI a.C., assistemmo all'espansione della civiltà etrusca sui territori circostanti. I nuovi insediamenti presero forma a sud in Campania, a nord, sorpassando il vincolo geografico degli Appennini, e sulla pianura padana. L'espansione avvenne anche sull'isola Corsa. Nel corso dell'espansione gli Etruschi fondarono numerose città, tra cui Adria, Mantova, Bologna, Perugia, Chiusi, Tarquinia e Veio. Un popolo che si organizza anche politicamente.
l'organizzazione politica di questo popolo restò legata al modello delle città-stato che, retta da un lucumene, mantenne una propria autonomia. Ci fu una mutualità, un aiuto reciproco che di fatto sviluppò un'omogeneità culturale. I singoli nuclei urbani furono difesi da possenti mura e, quanto possibile, edificate su alture con lo scopo di controllare il territorio circostante. Di quanto prodotto dagli Etruschi nel tempo della loro permanenza sui territori italici ci restano in particolare numerose tombe. Furono costruite in varie tipologie e raggruppate in luoghi organizzati detti necropoli. Quello che troviamo nei resti della civiltà etrusca è anche la scultura. La scultura è molto importante per vari aspetti. Prima di tutto per la grande abilità nel modellare la creta, che è materiale che amano molto gli Etruschi, e poi perché la troviamo utilizzata un po' dappertutto, in particolare nelle decorazioni dell'architettura, i cosiddetti acroteri, che sono queste decorazioni del Tempio. Però abbiamo anche delle sculture sempre in creta, cioè in terracotta, di grande dimensione. Uno di questi è l'Apollo di Veio, che è veramente un'opera di straordinaria abilità, di ispirazione greca. È talmente bello e proporzionato e armonioso e equilibrato che risente senz'altro dell'influenza greca. Questa la troviamo a Villa Giulia a Roma, oggi conservato a Villa Giulia a Roma. Ecco, altre opere sono senz'altro le urne fatte a canoppio, cioè quelle praticamente che hanno il contenimento dei resti del corpo nella parte dell'anfora e sopra hanno la testa, il ritratto del defunto stesso. Molto belle anche queste, anche se queste probabilmente hanno un taglio più popolaresco, più naturale, più realistico, meno idealizzato di quello che abbiamo visto prima. Arrivando al VI secolo, arriviamo a uno sviluppo maggiore, siamo nel periodo ormai maturo della civiltà etrusca, uno sviluppo maggiore della capacità di rappresentazione. E in particolare cominciamo a avere dei sarcofagi molto interessanti sotto il profilo proprio figurativo. In particolare abbiamo quelli di Volterra e di Tarquinia, in cui vediamo rappresentato, oltre che il luogo del contenimento del corpo stesso, abbiamo anche sopra alla cassa che contiene il corpo del defunto, i corpi dei defunti, la rappresentazione, il ritratto dei defunti stessi. Ma non è solamente la parte della testa che di solito viene ritratta anche nelle proposte precedenti, ma qui abbiamo proprio tutto il corpo del defunto e anche dei defunti, lo sposo e la sposa insieme. Il triclinio è il luogo in cui si sdraiano alla maniera che poi verrà ripresa dai romani, in questo sarcofago degli sposi che abbiamo a Villa Giulia a Roma, oggi conservato. E andando avanti nel tempo, dal V al III secolo, cominciamo anche ad avere un'attività bronzea molto importante. I greci erano stati grandi produttori di opere in bronzo, ma anche gli etruschi cominciano ad avere grandi abilità nel modellare, soprattutto nel fondere il bronzo di grandi dimensioni. Un'opera straordinaria che mostra l'abilità di questi etruschi nel fondere il bronzo e nel creare figurazioni con il bronzo è la famosa Chimera di Arezzo, che oggi si trova al Museo Nazionale Archeologico di Firenze e rappresenta un animale fantastico composto con la testa di leone, la coda di serpente, eccetera, eccetera, che dimostra come riescono ad arrivare a risultati straordinari sia dal punto di vista compositivo, quindi della modellazione del soggetto stesso, sia da un punto di vista proprio della fusione di questa opera. Per non dimenticare poi la famosa Lupa Capitolina, che è un'opera etrusca, anche quella, anche se quella ha un taglio forse più realistico con questa aggressività della bocca dell'animale stesso. Poi, nel periodo più tardo, arriviamo al periodo ellenistico, in cui si vengono a produrre dei ritratti in bronzo abbastanza significativi, ma non solo la testa ancora, ma tutto il corpo a tutto tondo, quindi corpo a grandezza naturale, soprattutto di grandi proporzioni sotto il profilo dei moduli di costruzione, un po' come erano quelli greci, anche se qui abbiamo un taglio più realistico rispetto a quello greco. Uno dei più belli, più significativi che si trova a Roma è il Bruto Capitolino, che apre la strada poi dei ritratti
ritratti degli imperatori romani con la mano alzata come indicazione di sollecitazione, eccetera. E non ultimo, straordinaria di altrettanta bellezza, è l'Aringatore del Trasimeno, è un'opera che troviamo ancora sempre legata alla cultura etrusca e che dimostra ancora la capacità di mettere insieme l'idealizzazione greca con il taglio realistico più vicino ai popoli italici. Il problema fondamentale nella definizione dell'arte etrusca fu quello di scoprire la loro scrittura. Vari tentativi non hanno portato a risultati soddisfacenti. Questo limite però non ha impedito di rintracciare relazioni con le altre civiltà e anche capire i comportamenti dei singoli individui. Le numerose tipologie degli oggetti ritrovati hanno permesso di ipotizzare possibili contatti con civiltà greche e orientali e di ipotizzare una vocazione degli Etruschi per il commercio. Fu un popolo esperto in idraulica e in architettura. Dai resti capiamo le loro conoscenze tecniche e comprendiamo l'elevato grado di abilità nel reperire i materiali e nel comporli per le costruzioni. Furono abili costruttori e resero funzionale l'arco in architettura. Gli Etruschi edificarono mura, ponti, porte di città con l'uso dell'arco e della volta e condotte dell'acqua. Sempre dai resti si scopre il loro interesse religioso, anche se le divinità rimangono abbastanza misteriose. E invece di interminabile l'arte della divinazione per mezzo degli aruspici. Questi erano sacerdoti che riuscivano a prevedere il futuro tramite l'osservazione dei fenomeni naturali o delle viscere di animali. I defunti venivano raffigurati con pitture ed espressioni serene sui sarcofagi di terracotta. In quel tempo le popolazioni etrusche divennero famose su tutto il bacino del mare Mediterraneo per la capacità di usare l'arco e la volta in architettura. Un sistema costruttivo che garantiva stabilità agli edifici e che successivamente diverrà sistema ordinario per i romani. Dei templi etruschi non c'è arrivato quasi nulla, salvo qualche basamento. Per nostra fortuna, il grande trattatista e architetto romano Vitruvio descrisse in maniera dettagliata la struttura del luogo sacro etrusco. Abbiamo parlato delle civiltà etrusca come civiltà che si testimonia ai nostri occhi, ai nostri giorni, soprattutto per le tombe, non solo le tombe singole, ma delle vere e proprie necropoli. Le necropoli sono proprio cimiteri, nel senso moderno, cioè luoghi destinati solamente alla sepoltura dei morti. Non molte città avevano organizzato, molte civiltà avevano organizzato sistemi così complessi. Gli Etruschi l'hanno organizzato praticamente su tutto il loro territorio. Il periodo che va dal 700 al 600 avanti Cristo lo definiamo periodo orientaleggiante, in cui praticamente gli Etruschi hanno rapporti abbastanza intensi con l'Oriente. Qui abbiamo alcune testimonianze abbastanza interessanti a Volterra. Abbiamo una necropoli molto importante, anche se più di una, e in particolare abbiamo tombe a pozzetto, cioè che vanno nell'entroterra e che mettono la sepoltura in questi pozzetti. Nel VI secolo avanti Cristo abbiamo invece le sepolture, i cosiddetti sepolcri ipogei, che sono scavati nella roccia, quindi intagliati come fosse una scultura. Si crea di solito un grande corridoio centrale con tutta una serie di camere a destra e a sinistra, quindi simmetriche, in cui vengono collocati i defunti durante la sepoltura. Poi abbiamo ancora la tomba degli scudi e delle sedie a Cerveteri, località in cui sono state ritrovate numerose tombe, e poi ancora abbiamo tombe con tumuli di terra e a Tholos, che sono ancora caratteristici di questa, della complessità del sistema di costruire tombe della civiltà etrusca. Arriviamo al V secolo avanti Cristo e abbiamo le cosiddette tombe a edicola, che sono praticamente delle casette a schiera, una vicino all'altra, anzi una attaccata all'altra, che vanno a costituire proprio delle vere e proprie vie con l'accesso nelle singole tombe, un po' come ci sono certe volte nei nostri cimiteri con queste case a schiera, queste case a edicola, e sono soprattutto tutte fuori
fuori terra, cioè praticamente visibili durante il passaggio. Poi abbiamo ancora un'altra tomba molto importante a Cerveteri, che è la tomba dei rilievi, che si vede, in cui praticamente tramite sempre il sistema della scultura, della modellazione della scultura, vengono fatti vari oggetti, vari rappresentati sulle pareti della tomba stessa. È vero che le tombe sono soprattutto opere di architettura e di scultura, in quanto viene scavata direttamente sui materiali tufacei la tomba stessa, ma abbiamo anche rappresentazioni pittoriche che, nonostante il degrado che subisce la pittura nel tempo, l'umidità delle zone eccetera, riescono a rimanere abbastanza, tra virgolette, intatte fino ai nostri giorni. Cosa rappresentano queste pitture? Intanto, con che tecniche sono fatte? Con le tecniche tipiche della tradizione dell'antico, quindi l'affresco e la tempera, e più probabilmente l'affresco è quello che dura nel tempo perché ha maggiore adesione al muro stesso. Qui, in queste pitture legate sempre al patrimonio delle tombe, abbiamo scene di vita che caratterizzano le pareti, le decorazioni, in cui si cerca, tramite queste suggestioni di oggetti e di rappresentazione, di dare un conforto ai defunti nella vita dell'aldilà. La credenza, la volontà, la speranza è quella di, creando un conforto fisico, di permettere al proprio defunto di avere anche un conforto spirituale durante l'ascesa al cielo. Anche qui abbiamo varie tombe dipinte, tra cui la tomba dei Leopardi a Tarquinia, che rappresenta proprio dei leopardi sui muri della tomba stessa, la tomba della caccia e della pesca, sempre a Tarquinia, molto bella anche questa, con un sistema forse più semplice, più naif, di rappresentazione delle figure umane, e la tomba delle leonesse, che ancora dimostra come gli artisti della cultura etrusca conoscevano anche animali esotici, o tentavano di rappresentare anche animali esotici nella loro rappresentazione funeraria.